Buonasera e benvenuti alle nostre breaking news. Riunione senza esito quest'oggi per la vertenza FIMER di Terranuova. Il Tribunale di Arezzo ha concesso all'azienda altri giorni fino a venerdì 28 aprile per valutare le proposte di acquisto. Ma la pazienza è al limite. Organizzate due giornate di presidio davanti al Tribunale e uno sciopero per venerdì 28 aprile. Il prossimo 11 maggio, presso la sede direzionale di Bonifiche Ferraresi nel Cortonese, è in programma una giornata di studi sulla diga di Montedoglio e soprattutto sull'importanza che questo invaso ha per la stessa agricoltura della Valdichiana. È previsto l'intervento di tecnici e amministratori, i quali faranno un po' il punto della situazione, tenendo conto anche e soprattutto delle novità in positivo emerse durante l'ultima stagione, che preludono a una stagione migliore la prossima estate dal punto di vista dell'erogazione dell'acqua rispetto a quella dell'anno scorso. Nel segno di Giorgio Vasari è in gestazione una grande mostra per il 2024 che vede coinvolti i comuni di Arezzo e Firenze con le rispettive fondazioni protagoniste, quindi una collaborazione tra Arezzo e Firenze nel segno di Giorgio Vasari in previsione dell'organizzazione di questa mostra che avrebbe un rilievo sicuramente internazionale. Queste erano le nostre breaking news.